Devo trovare Arex e Vastatore. Ma dove saranno finiti? Devo trovarli assolutamente. Oh, eccoli! Arex, Vastatore! Signor Brachiosauro, che succede? Ho scoperto qualcosa di terribile. Di terribile? E cosa hai scoperto? Ho scoperto che un gruppo di dinosauri si sta organizzando per uccidere una creatura in via d'estinzione. Cosa? Oh no! Hai sentito, Vastatore? Un gruppo di dinosauri vuole uccidere una creatura in via d'estinzione. Sì, vi prego, dovete salvarla. Ma perché vogliono ucciderla? Cosa ha fatto di male? Beh, è una creatura molto rara, è una specie di cui si sa poco e niente, ed è per questo che vogliono annientarla, solo per pregiudizio. Ma non è giusto! Accidenti, questo sì che è un problema. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Assolutamente sì! Dobbiamo salvarle la vita! Oh, grazie ragazzi. Ma dovete sbrigarvi, perché quei dinosauri sono già partiti all'attacco e sono già alla ricerca di questa creatura. E noi faremo in modo di trovare questa creatura prima di loro. Non le accadrà niente di brutto, te lo giuro! Dicci solo dove possiamo trovarla. Beh, la sua tana non è molto lontana da qui, solo che non è facile trovarla, è nascosta molto bene, perciò dovrete davvero mettercela tutta. Voi siete molto bravi a seguire le tracce, no? Sì, beh, modestamente. Ma che tipo di creatura è? È un dinosauro? No, beh, ecco, non è un dinosauro. E allora cos'è? Ok, ve lo dico, ma vi prego di non spaventarvi. Oh mamma, spero non sia un ragno o peggio un serpente. Beh, è un serpente. Oh no, ecco, lo sapevo! Sì, per l'esattezza è un serpente gigante. Cosa? Un serpente gigante! Oh no, 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 Vastatore, ma hai sentito? Wow, che figata! No, Vastatore, ma quale figata! Io ho paurissima dei serpenti! No, 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 non ce la posso fare, non ce la posso fare! Vi prego, ragazzi, lui è l'ultimo rimasto. Salvatelo, per favore. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio! Avanti, Arex! Non fare il frignone! Si tratta di salvare una creatura innocente! Sì, ma Vastatore, è un serpente! Io ho troppa paura dei serpenti! Arex, se non lo salviamo, quel serpente morirà! È questo che vuoi? Io no, 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 non voglio che muoia! E allora affronta le tue paure e andiamo a salvare quella povera creatura! Oh, cavolo! Chi l'avrebbe mai detto che nella mia vita avrei davvero dovuto salvare un serpente? Ce la puoi fare, Arex! Non sarai solo, ci sono io con te! Insieme ce la faremo! Uffa, e va bene! Stami vicino però, eh! Oh, grazie ragazzi, grazie davvero! Bene! Avanti, Arex, non c'è tempo da perdere! E Andiamo! andiamo! Oh mamma, inizio a sentire odore di serpente! No, non ce la faccio, ce la faccio! Arex! Che c'è? Non svignartela! Abbiamo una vita da salvare, non te lo dimenticare! Va bene, hai ragione, hai ragione! Dai, andiamo! Mamma mia, che paura! Oh mamma, e questa che cos'è, Vastatore? Non lo vedi, Arex? È la pelle di un serpente! Cosa? Ma è grandissima! È più grande di quanto immaginassi. Solo una creatura enorme può aver lasciato questa pelle. Oh no, Vastatore, ma è troppo grande! Questo serpente è sicuramente più grande di noi! Lo penso anch'io. Avanti, continuiamo a cercare. Oh, qui ce n'è un'altra! Oh cavolo! Questo pezzo di pelle è ancora più grande! Stiamo procedendo bene, Arex. Non dovremmo essere molto lontani. Di tracce ce ne sono tantissime. Dobbiamo solo continuare a seguirle. Arex, dove cavolo? Arex? Ah, e che cavolo? Torna qui! No, 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 non voglio, non voglio, non voglio, ti prego, lasciami, lasciami! Non fare storie! Dai, ti prego, Pastore, non mi puoi costringere! Arex, questa creatura ha bisogno di noi. Se non la salviamo, morirà. Lo so, Pastore, però è più forte di me. Ho sempre avuto paura dei serpenti. Ma prima o poi dovrai affrontarle le tue paure, no? Sì, ma se questo non fosse il momento giusto per superarle? Cioè, dai, io sono convinto che prima o poi la supererò la paura dei serpenti. Però oggi non riesco proprio. Arex, il momento giusto è oggi. C'è in ballo la vita di un animale in via d'estinzione. Non possiamo tirarci indietro. Tu hai sempre detto che la vita di ognuno di noi ha lo stesso identico valore. Non c'è una vita che vale meno di un'altra. Perciò la vita di questo serpente merita di essere salvata.
Sì, capisco. Io anche voglio salvare la vita di questa creatura. Solo che, insomma, questa volta è davvero difficile. Difficile? Non impossibile, Arex. Lo sai che io sono un dinosauro cinico e brontolone. Non sono affatto tenero e coccoloso. Ma ho un cuore anch'io. Sei tu ad avermi insegnato ad amare. Tu mi hai influenzato con la tua bontà e mi hai insegnato tantissime cose che prima non capivo. E questa è una di quelle cose. Tu mi hai insegnato il valore della vita. E ora la vita di quel serpente gigante è appesa ad un filo. Noi possiamo salvarlo e lo salveremo. Sì, Vastatore. Scusami, hai ragione. Noi possiamo salvare la vita a quel serpente. Perciò abbiamo il dovere di farlo. Non possiamo tirarci indietro. Ecco, così ti voglio. Io confido in te, Arex. Puoi farcela. E va bene. Dai, continuiamo. Bene, andiamo. Mamma mia, quanto sarà grande. Deve essere questa la sua tana. Oh, mamma mia, Vastatore. Deve essere proprio questa. C'è una puzza terribile. Deve essere il serpente. No, Vastatore, sono stato io. Dai, Arex, vuoi darti un contegno? Non mi sembra il momento di scorreggiare questo. Scusa, Vastatore, ma me la sto facendo sotto. Sembra non sia arrivato ancora nessuno. Quel gruppo di dinosauri di cui parlava il brachiosauro non ha ancora attaccato questo posto. Perciò possiamo ancora salvarlo. Sì, ma io il serpente non lo vedo. Come facciamo ad avvertirlo? Sicuramente sapeva della trappola e si è nascosto molto bene. O magari è scappato, chissà. No, è nascosto qui. Sento il suo odore. E no, questa volta non è quello delle tue scorregge. Sì, è vero, lo sento anch'io. Signor Serpente, ci senti? Siamo Arex e Vastatore. Siamo qui per aiutarti. Sì, è vero. Vieni fuori. Fai piano però, Siamo venuti qui per avvertirti. Un gruppo di dinosauri sta venendo qui per ucciderti. Ma noi ti proteggeremo. Sì, ci terrei a sottolineare questa cosa, ok? Cioè, no, noi siamo qui per proteggerti. Quindi non ti faremo del male. Perciò, ecco, tu non farne a noi, ok? Avanti, signor serpente, fatti vedere. Magari non spuntare tutto d'un tratto. Altrimenti mi viene un colpo. Avanti, signor serpente. Ma dovremmo dire signor serpente o signora serpente? Secondo te è maschio o femmina? Non lo so. Sarà maschio, sarà femmina, sarà tutto. Tutte e due, non lo so. So solo che me la sto facendo sotto. Ha sicuramente molta paura di uscire. Bastatore, io sento qualcuno dietro di me. Che dici? C'è qualcuno dietro di noi. Tu dici? Sì, sento il suo respiro. Va bene, al mio tre ci giriamo, ok? Ok. Uno, due... Bene ragazzi, il video finisce qui. Secondo voi come andrà a finire questa vicenda? Arex e Vastatore riusciranno a salvare questo serpente gigante? Mi raccomando, fateci sapere tutte le vostre teorie in un commento su Instagram e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!